Domenica 28 novembre. Luca 7, 18, 28. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandato da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». In questa terza domenica di Avvento, care amiche e cari amici, la parola chiave è dialogo. Dialogo tra Gesù e Giovanni il Battista. Dicevamo che Giovanni era già presente nella seconda domenica, ma l'abbiamo lasciato da parte. Oggi invece, leggendo il capitolo settimo di Luca, ci soffermiamo su Giovanni. Giovanni si trova in carcere, ingiustamente. È stato incarcerato da un potente ebro del suo potere e presto sarà ucciso. Alla fine della sua vita, lui che è stato amico di Gesù, parente di Gesù anche secondo Luca e precursore di Gesù, lui che ha annunciato Gesù come Cristo, cioè come Messia, come Salvatore, ha un grande dubbio. E allora lui è in carcere, manda a chiedere a Gesù: «Ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Ecco, di nuovo un'altra parola, l'attesa. Che attesa aveva Giovanni? Giovanni aveva quella, l'attesa di un Messia potente, forte, e invece vede Gesù che sta in mezzo ai peccatori. E allora si scandalizza, gli manda a chiedere questo. E Gesù cosa gli risponde? Gli dice che non sono le parole a raccontarlo, ma i fatti che lui compie, cioè le guarigioni, i ciechi che riacquistano la vista, i sordi che riacquistano l'udito e così via. A questo punto Giovanni tace, ascolta questa testimonianza, ma Gesù dà l'ultima parola su Giovanni e dice: «Voi siete andati a vedere una persona straordinaria nel deserto». E poi conclude dicendo: «Io vi dico, fra i nati da donna non è sorto, non è nato alcuno più grande di Giovanni il Battista». Cioè Gesù dice che Giovanni è il più grande, poi aggiunge il più piccolo, cioè Gesù che è più piccolo rispetto a Giovanni, nel senso che è nato dopo, nel regno dei cieli è più grande di lui. Potremmo dire che più grande di Giovanni il Battista c'è solo Gesù. Noi cristiani siamo molto attenti, lo vedremo, alla figura di Maria, ma nella tradizione antica accanto a Maria c'era anche Giovanni il Battista, il precursore. Lui può accompagnarci in questa attesa, lui ci aiuta in questo dialogo che non può fare a meno della sua persona. Gesù e Giovanni ancora oggi dialogano insieme.